Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dietro di me vedete un sacco di bordello perché abbiamo dovuto spostare tutto. Vabbè, questa qui è roba da lavare che devo portare in bagno. Perché sono venuti i signori della stufa. Oggi è venerdì. Venerdì 5 novembre. E adesso stanno parlando con Maurizio perché oggi è rimasto a casa visto che appunto venivano a montare questa stufa. Abbiamo dovuto spostare mezza casa per poterli fare passare con la stufa. Abbiamo finito di pulire adesso dove c'era la stufa vecchia, perché sì che ci pulivo, però rimane proprio in un angolino, messo, c'è un casino per arrivarci. E quindi niente, adesso lì c'è anche la spazzatura che dovrei buttare, ma fuori abbiamo dovuto levare i bidoni, i sacchi grossi che vi avevo detto. Il buco è fatto. Hanno tribulato, ma ce l'hanno fatta, sono stati bravissimi. Non so. Ciao. Stanno mettendo l'ultima parte lì, cioè di camino. Questo è il disastro della cucina in questo momento. E ieri, come avete visto, sono venuti finalmente a montarci questa stufa che al momento scalda benissimo. Però qual è il punto? Io adesso andrò a pulire tutto qui. Non vi faccio vedere perché tanto le cose sono sempre le stesse. Magari vi faccio vedere i vari step. Quindi adesso è così. Poi magari quando è un po' più pulita ve la faccio vedere. Quando poi sarà perfetta ve la farò rivedere. Nel frattempo cosa faccio? Mi sono arrivate tantissime notifiche dei video delle ragazze che seguo e quindi per tenermi occupata mentre far passare meglio questo tempo mentre metto in ordine e pulisco, guardo i loro video. E stamattina ho studiato un pochettino per quanto riguarda YouTube per migliorare anche i video, eccetera, eccetera, e quindi spero poi che il tutto porterà dei buoni risultati, anche se io vedo che a voi piacciono già così come sono i video, però voglio migliorarmi sempre di più. E niente, quindi adesso io vado a pulire questo scempio e ci aggiorniamo mano a mano. Basta. Ciao. Ed ecco qua, tutto pulito,
e riordinato. Devo ancora levare le decorazioni di Halloween. Adesso però si è fatto tardi ed devo andare a levare quel silicone da lì che mi dà un fastidio pazzesco. Adesso che ho tanti grattini raschiati, devo andare a levare. Comunque adesso è ora di aprire di nuovo la cucina, perché qui ho gocciolato io, ma era pulito il vetro, e per preparare la cena. Stasera mangeremo polenta e ragù. Non vi faccio vedere tutto il procedimento perché ve l'ho già lasciato nei video vecchi. Tanto per preparare la polenta uso il metodo di Benedetta, mentre invece per fare il ragù è un ragù semplice, quindi con soffritto, carne trita. Metterò anche dei bocconcini di salsiccia e poi la passata di pomodoro. Arriverà tra poco anche Maurizio con la spesa, con quelle cosine che ci mancavano, e quindi ve le faccio vedere dopo e poi vi farò vedere come è venuta la polenta con il sugo. A dopo. Intanto continuo a guardare i video perché non ho ancora finito, perché poi mi sono fermata, ho dovuto stampare delle foto per Giorgia che le servivano per un cartellone che ha fatto per scuola, quindi vi lascio poi, ci ho messo un po' di più. Quindi adesso poi devo andare anche e poi faccio vedere anche la spesa. Allora, è arrivato Maurizio a casa con la spesa e adesso ve la faccio vedere. Ha preso 6 bottiglie di passata di pomodoro, 2 pacchetti di zucchero di canna, 2 confezioni di burro di centrifuga, una confezione di farina 00, perché come vi dicevo devo finire il lievito, quindi però solo un pacchetto, così almeno non ne ho mille in giro. Poi riso arborio per i tuoi risotti da 2 kg. Poi abbiamo preso, cioè ha preso, però l'ho scritto io, il parmigiano reggiano per cambiare un po', perché di solito prendiamo sempre il grana. 2 pacchi di zucchero bianco, questo qui normale, poi 12 litri di latte perché ci sono dei budini. Vi ricordate che li avevo comprati? Ne avevo comprati tanti. Allora, siccome di latte ce n'è ancora, però vorrei fare quei budini lì per merenda, non tutti i giorni, però va 1 litro di latte alla volta e quindi gliel'ho fatto prendere perché ai bambini piace bene un bicchiere a colazione o magari a merenda latte e biscotti, quindi meglio sempre avere il latte in casa. Poi 2 pacchi di uova fresche e lo Scottex, una confezione. Poi il minestrone rapido che adesso do subito a Giada, così lo mette in freezer. Delle pappe per il cagnolino, ne avete prese 6? Le pappe per il cane? Perché se io ce ne sono 5, una Ah. Ok, questi qui hanno scelto questo qui, poi il tacchino. Per il micio, questo patè multibox mix. Sì, amore, ok, tienilo lì da parte. Poi 2 confezioni di carote da 1 kg, 2 broccoli, peperoni, 3 gialli, 3 rossi, 2 confezioni di fagiolini, 2 confezioni di zucchine, queste qui chiare, che costano un pochettino, però Sono più buone. sono più buone. E guardavo Lamezia Terme. Benissimo, origine Italia, ottimo. Poi, quanta acqua? Non mi ricordo. 6. 6 di acqua. Questo qui per Pia, Hello Baby, bagno delicato, no lacrime per corpo e capelli, perché abbiamo un po' di problemi a sciacquare la testa, quindi almeno con questo qui perlomeno non le bruciano gli occhietti. Ma mi piacerebbe, appena vado di nuovo al Galassia o al Bennett, prendere lo shampoo per i bambini no lacrime, quello della marca famosa, non mi ricordo se è Garnier o che cosa, da provare. Comunque con questo qua mi trovo bene, poi è bio, quindi perfetto per le mie, cioè per
la direzione che voglio prendere. Una confezione di acqua naturale, quella in bottigliette piccole da portare a scuola. Poi delle brioche, anche se ho intenzione di fare qualche torta, però per sicurezza gliel'ho fatta prendere. Ha preso farcitura alla ciliegia, farcitura all'albicocca, crema pasticcera e crema bigusto, che queste bigusto, nonostante non mi piaccia il cacao, le ho assaggiate e sono buone. E Buonissimo. poi un saccone di patate. Adesso mettiamo via, vi lascio lo scontrino come al solito se per caso vi interessa guardare qualche prezzo, perché purtroppo non mi ricordo i prezzi, anche perché non sono andata io e quindi hanno iniziato a svanire dal mio cervello e niente. E poi vi faccio vedere, come vi avevo promesso, la polenta con il ragù. Allora, è sera tardi, è ora di andare a dormire e la stiamo riaccendendo perché si era spenta e l'abbiamo pulita, cioè Maurizio l'ha pulita veramente. Comunque volevo farvela vedere, sopra è fatta così, qui ha il display, questo qui è il tasto dell'accensione, poi qui ha lo sportellino per, dove c'è il serbatoio per caricare i pellet. Fatta così, davanti è fatta così, lì è un po' da pulire. Maurizio ha cercato di pulire il vetro meglio che poteva, ma si è un po', diciamo, incrostato. Va giù così, dalle parti vi faccio vedere, è bordeaux e basta. Comunque tanto la vedrete spesso da adesso in poi, perché la stiamo facendo andare tantissimo. In casa si sta benissimo, fa caldissimo, fa caldo dappertutto, non un caldo eccessivo, beh adesso non fa neanche un eccessivo freddo, comunque si sta bene, diciamo. E niente, adesso appunto vedete sta caricando il pellet per partire. Volevo salutarvi in realtà con il fuoco che scoppiettava, diciamo, però non credo che ce la faccio. Quindi vi saluto così, mentre scendono i pellet e la stufa cerca di partire. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, è durato praticamente 3 giorni tra una cosa e l'altra. E noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!